capita talvolta che un fiore sbocci nell'arsura di un deserto. Succede pure, per fortuna, che tra le migliaia di libri che si sfornano ogni giorno in gran parte inutile paccottiglia, si scopra una piccola gemma degna di apparire tra i volumi amati di una libreria personale. Mi ritengo fortunato di aver avuto tra le mani Ho letto che è per sempre, di Massimo Paravani, un libricino di poche pagine, in apparenza senza pretese, da divorare in meno di un'ora. 8 racconti narrati con stile visionario, 8 vicende ai limiti del sogno, le cui parole, agili e lievi come ali di farfalla, sfiorano la vena poetica con la quale, qualche volta, si ammanta la quotidianità. Si scrive prima di tutto per se stessi, afferma l'autore Massimo Paravani, perché i pensieri e le emozioni non restino solo impressioni lontane e sfumate da dimenticare in fretta. Si scrive, continua Massimo, per un insopprimibile bisogno d'ordine, per memoria contabile che tenga traccia precisa e duratura dei contorti intrecci tra sogno e realtà. Poi senti che quelle parole, arrivate a mettere in colonna i pensieri, hanno bisogno di aria per farsi libere e di nuovi occhi per essere lette e in qualche modo vissute. Confessi, caro Massimo, che sono state le persone che ti vogliono bene e che appartengono alla tua galassia personale a spingerti a scrivere, a rivelare anche agli altri i tuoi pensieri più reconditi, le tue sensazioni oniriche, i moti più profondi del tuo animo. È stato un buon consiglio, perché sei stato in grado, con poche e toccanti parole impresse sulla carta, a parlare al cuore dei tuoi lettori.